lettura degli articoli del codice civile che regolano i rapporti dei coniugi fra loro. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preeminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni. Francesco Motacchi, può prendere in moglie Bianca Maria Sabatini? Sì. Bianca Maria Sabatini, può prendere in marito Francesco Motacchi? Sì. I testimoni hanno udito la risposta affermativa degli sposi? Sì. Allora, Bianca Maria e Francesco, in nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. E auguri. Francesco mi hanno chiesto di dire poche parole in questa occasione. In realtà non ce ne sarebbe molto bisogno, perché i loro sguardi parlano molto meglio di quanto riesca a fare io. Li vedo pieni di attenzione e di affidamento reciproco, e questo è appunto quello che esprime tutto quello che noi tutti stiamo sentendo. Però proprio pensando al gesto dell'affidamento che in questo momento che Francesco stanno facendo, mi è venuta in mente una cosa che vi porgo così come riflessione. Mi è venuto in mente il momento in cui si comincia un'arrampicata, nel momento in cui due persone si legano con una corda e si vincolano ovviamente nei movimenti. Da quel momento in poi il movimento dell'uno deve essere sincronizzato su quello dell'altro, e ci si alterna a salire, a tenersi, ci si aspetta, e credo che questo si attagli bene a questo momento, perché l'avventura che cominciano via Francesco è una parete impegnativa, ma che sicuramente con questo affidamento, con questo legame, riusciranno a raggiungere e a compiere nel modo più bello. Soprattutto se a questa cordata che cominciano loro partecipiamo tutti quanti. Vedo una cordata
variopinta di bambini e meno bambini. Credo che questa cordata possa accompagnare via Francesco per tutto questo cammino fino alla Cina. Grazie. Allora, mettete, mettete. Allora.